Io non ruberò nessun tempo perché già sono partiti in ritardo, quindi direttamente passo la parola all'intervento di Renata Alleva dei Medici per l'Ambiente. Stefano, scusate. Sì, poi c'è anche due chiavi. Buonasera, sono in versione insolita perché sono una specialista in scienze dell'alimentazione, quindi mi occupo di esposizioni ambientali, esposizione chimica, pesticidi, e mi occupo molto di questa, di questa esposizione, ma faccio parte dell'Associazione Medici per l'Ambiente e vi invito eventualmente a prendere, diciamo, notizie, prendere visione del sito. Che si è occupato molto e si sta occupando di altri tipi di contaminanti di esposizione ambientale. Una di quelle che attualmente crea maggiore preoccupazione è proprio la proposta del 5G su tutto della tecnologia 5G su tutto il territorio nazionale, proprio perché anche questa determinerà un tipo di esposizione rispetto a delle frequenze e rientra in un campo sicuramente associato ad effetti sulla salute. L'inquinamento elettromagnetico normalmente lo percepiamo come un argomento, ma tutto sommato è lì, non lo vediamo, non puzza, non è come lo smog, la percezione che lo smog ci può fare male dall'odore lo capiamo. È invisibile, ma non per questo è innocuo per la nostra salute. Infatti, con la risoluzione del 1815, il 27 maggio 2011, il Consiglio d'Europa, applicando il principio di precauzione all'ARA, raccomandava agli Stati membri di fissare delle soglie preventive dei campi elettromagnetici che non superassero 0,6 volt metro e nel medio termine ridurre questo valore. Vi spiego questo perché. Perché l'esposizione in generale ai campi elettromagnetici in realtà attualmente è molto maggiore, è di 6 volte, cioè di quanto raccomandato da quelli che sarebbero dei principi di prevenzione. Ed attualmente questo tetto sarebbe superato con quella che è la tecnologia del 5G che arriverebbe ulteriormente a 61 volt metro. Questa è una sorta, diciamo, definita di schizofrenia emergente, perché se da una parte noi abbiamo un input al progresso, a introdurre il 5G entro il 2018, iniziare nel 2020 a larga scala, quindi avremo, diciamo, l'introduzione di quelle che vengono definite le onde millimetriche, e quindi con maggiori di 30 GHz, che non sono poi mai state impiegate fino ad ora, quindi in realtà non abbiamo grandi dati su cui ragionare, dati epidemiologici sulla sicurezza o no. Dall'altra parte, lo vedete molto male, ma ve lo dico io, ve l'ho messo in inglese, c'è la Commissione Europea che presiede, diciamo, a valutare quali sono i rischi emergenti, quindi le contaminazioni ad ampio raggio dei rischi emergenti, e indica proprio la tecnologia del 5G
come qualcosa che potrebbe determinare dei danni alla salute, pertanto andrebbe presa in esame e dà una certa preoccupazione. Quindi se da una parte si spinge, dall'altra parte c'è il freno. Poi voi avrete sentito un po' di tutto e di più, nel senso avete sentito sicuramente che c'è una comunità scientifica che dice ok, è tutto a posto, è sicura, non sappiamo benissimo su che basi, ma c'è una gran parte di comunità scientifica che dice che invece questa tecnologia non è sicura per la salute. Gli effetti dannosi dell'esposizione sono sostenuti e sospettati da tutta una serie di scienziati, vedete sono 230, non so se leggete bene, e sono oltre 40 paesi quelli che sono coinvolti. E tutto questo è iniziato sicuramente già da preoccupazioni con il 4G, cioè con la tecnologia che noi abbiamo, e quindi già c'erano sufficienti dati con la tecnologia precedente sull'impatto sulla salute che erano di notevole preoccupazione. Per quello che riguarda attualmente invece i sospetti, per quello che riguarda i sospetti basati ovviamente poi dovrò vedere sui dati scientifici della tecnologia 5G, sono tanti e svariati. Il rischio cancro è quello che ci fa diciamo riflettere di più, però lo stress cellulare, l'aumento di radicali liberi, danni genetici, cambiamenti strutturali del sistema riproduttivo, sono tutti effetti che sono stati in qualche modo dimostrati dai più recenti studi. Perché, vi chiederete, c'è questa differenza? Perché alcuni medici sono a favore, alcuni no? Perché ci sono dei lavori scientifici pubblicati che sono rassicuranti e invece altri che non lo sono? Beh, un po' vi rispondo facendovi vedere questa slide, perché è uscita una meta-analisi. Meta-analisi significa un'analisi di tanti studi scientifici pubblicati, cioè analizzati tutti insieme, rassicuranti sull'effetto della salute e l'esposizione al 5G. La maggior parte di questi studi rassicuranti, se voi andate a vedere, è finanziata da privati. Tra i privati che hanno finanziato, molti erano compagnie e gestori di telefonia. Se andate a vedere lavori pubblicati in cui invece ci sono gli effetti sanitari e sono documentati degli effetti sulla salute, sono studi indipendenti, studi che vengono finanziati con i soldi pubblici. Già qui potete farvi un'idea un po' di come e del perché avete delle diverse opinioni nella materia. Cosa preoccupa quegli scienziati che vi dicevo che fanno studi indipendenti, tra cui anche Ramazzini che ha prodotto uno degli ultimi studi più interessanti? Cosa li preoccupa? Innanzitutto che ci sarà una maggiore esposizione, perché questo tipo di tecnologia richiede l'impianto di tantissime antenne. Ve lo faccio vedere, più o meno una situazione sarebbe questa. Perché il segnale è poco penetrante, quindi avrà bisogno di tante installazioni. Non ci sono dei limiti di sicurezza adeguati. Quando parliamo di limiti di sicurezza, poi vi farò vedere qualcosa in merito, comunque prima di tutto noi dovremmo discriminare bambini, adulti e persone suscettibili, diversamente suscettibili. E questo invece non è stato analizzato. Non abbiamo studi epidemiologici importanti. Fino adesso i risultati degli studi ovviamente sono su modello animale, alcuni sono quelli precedenti, diciamo sul 4G, sono stati fatti anche sul modello in vivo. Che cos'è uno studio epidemiologico? Per chi non lo sa, è uno studio fatto sugli uomini, su grossi campioni di persone, negli anni, cioè si valuta un effetto dopo tanti anni da un'esposizione. Ma cosa accade? Noi non saremo in grado di fare uno studio epidemiologico pulito sul 5G, perché se la situazione è come questa che vi ho fatto vedere, sarà difficile trovare il campione di controllo che non è esposto, saremo tutti esposti. Quindi questa è un'altra preoccupazione, non riusciremo neanche a fare degli studi. Danni ambientali, ve lo faccio poi vedere, implicazioni per esempio per quello che riguarda i sistemi di previsione meteorologica, questo è un altro dato che è stato dato. Il presidente scientifico della nostra associazione Medici per l'Ambiente ha fatto questa affermazione: neppure la fase preclinica, se fosse stato un farmaco, il 5G sarebbe stato diciamo almeno valutato appunto in una fase preclinica prima di metterlo in funzione o prima di proporlo.
E se voi vedete, partendo da 10.000 farmaci o sostanze possibili che possono diventare un farmaco, in una sperimentazione preclinica diventano 250, nella sperimentazione clinica diventano 5 e uno viene approvato in fase 4. Significa che il processo, per essere sicuri che non nuoce, che non ha effetti avversi, che ha un effetto, diciamo, positivo sulla salute, un farmaco, la fase è molto lunga. Per il 5G non esiste nulla. Quali sono le principali preoccupazioni che riguardano in generale quelli che sono i campi elettromagnetici? Per esempio la penetrabilità. Quando vi dicevo la differenza di sicurezza per quello che riguarda, diciamo, le fasce di suscettibilità e la vulnerabilità individuale. Per un adulto, voi vedete l'area dentro colorata, è quella che vi dà l'immagine di una penetrazione. E vedete che nell'adulto è molto più bassa di un bambino di 10 anni, che è un po' più bassa di un bambino di 5 anni. Questo vi fa capire se noi esponiamo un bambino di 5 anni, i danni possono essere maggiori rispetto a quello di un adulto. Quanto siamo esposti? Siamo tanto esposti perché nel mondo, già adesso siamo tanto esposti, perché ci sono circa 6,6 miliardi di telefonini, solo in Italia erano 4 milioni ed oggi sono diventati 50, e in America sono da 10 milioni, sono diventati 300 milioni. E questo è, per esempio, come sono aumentati da i megahertz a 2 gigahertz. Quindi già abbiamo un'esposizione, vedete, e che è già aumentata notevolmente nel tempo. Nel 2011 le radiofrequenze venivano classificate come probabili cancerogene dalla IARC, che è l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale di Sanità. Venivano definite come probabili cancerogene, gruppo 2A. Le linee guida, invece, europee sui campi elettromagnetici affermano nel 2016 che da allora, oggi, esiste una forte evidenza che l'esposizione a lungo termine a determinati campi determina tutta una serie di patologie, tra cui, vedete, Alzheimer, infertilità e tumori. E fa presente anche che esiste anche una ipersensibilità elettromagnetica di cui si è cominciato a parlare già nel 2002, e quindi parliamo comunque di frequenze che erano più basse rispetto a quelle che sono i 5G. E diciamo che uno studio del 2002 francese aveva già dimostrato che, per esempio, questa sensibilità era molto presente in persone che erano a 350 metri da antenne che emettevano, per esempio, 850 MHz. Partiamo di megahertz, e vi ho fatto vedere che con questa tecnologia arriveremo a gigahertz. E le patologie possono, o le sintomatologie possono essere diverse, dalla fatica, dalla difficoltà, alla concentrazione, l'irritabilità, tutta una serie di malesteri e fastidi che comunque erano percepiti nella popolazione, maggiormente stavano vicino alle antenne. Poi piano piano che ci si allontanava, questa sintomatologia scompariva. Gli effetti dei campi elettromagnetici a livello cellulare determinano dei fenomeni che vengono detti stress ossidativo. Ora, lo stress ossidativo, tanto per dirvene una, è alla base di quasi tutte le patologie, sia neurodegenerative che quelle tumorali. Per cui, diciamo che è un processo base che va ad alterare tutti quelli che sono poi una serie di quelle che vengono definite in termini biochimico pathway cellulari, e quindi disregolano la cellula, e quindi potenzialmente possono essere eventi alla base di qualsiasi tipo di patologia. Per quello che riguarda lo stress ossidativo, c'è stata, per esempio, nel 2018 è stata definita come primo studio un self-report di elettrosensibilità, cioè persone che si sono autodichiarate e hanno definito che avevano determinati sintomi di elettrosensibilità, e sono stati dosati dei biomarcatori all'interno del sangue in queste persone che lamentavano questa sintomatologia, e guarda caso questi stessi marcatori sono presenti sia in chi sviluppa l'Alzheimer che in chi poi sviluppa delle patologie tumorali. Quali sono gli effetti, diciamo, non cancerogeni dei campi elettromagnetici? Dai danni alla barriera ematoencefalica, infertilità, disturbi neurocompartamentali, danni diretti alle cellule neuronali. Questi sono tutti lavori più recenti.
un po' più vecchi erano stati già dimostrati nel 2009 danni al feto al neurosviluppo, disturbi metabolici e sistema neuroendocrino e alterazioni del ritmo cardiaco. Per quello che riguarda i campi elettromagnetici e le patologie neurodegenerative, per quello che riguarda l'Alzheimer, c'è un aumento del rischio del 33%. Ora, se voi pensate di guardare in giro quanto è in aumento la patologia dell'Alzheimer, poi magari uno si interroga, questo è uno studio del 2019, uno si interroga anche se per caso c'entrano le nostre esposizioni. E anche l'utilizzo della telefonia cellulare, per esempio, è stata associata a ipersensibilità e sindrome da iperattività, deficit del QI e sindrome da iperattività nei bambini nati da mamme che erano, diciamo, bambini esposti perché le mamme utilizzavano cellulare durante la gravidanza. Questi sono tutti dati che in qualche modo ci indicano come effettivamente qualcosa che noi non percepiamo, non ci accorgiamo, siamo il cellulare, possa effettivamente dare dei problemi. Perché vi dico questo? Perché in realtà noi stiamo ragionando su una tecnologia di cui sappiamo solo che funzionerà in delle frequenze molto maggiori a frequenze che già ci hanno dato diversi problemi. E una cosa piuttosto inquietante che una ricercatrice francese aveva sottolineato per quello che riguardava gli studi rispettivamente a quelli che sono l'esposizione alla telefonia e i tumori cerebrali nei bambini, era lo studio MobiKids. Questo studio è stato fatto coinvolgendo anche l'Università di Torino, in cui c'erano dei volontari che sono da 10 a 24 anni, e lo studio è stato finanziato con dei soldi pubblici europei. Cosa hanno fatto? Di questa popolazione che hanno valutato, 898 avevano casi, hanno manifestato casi insorti di tumore, verso 1912 che erano controlli sani. Questo studio si è concluso nel 2015, sono stati inviati i dati nel 2017, noi non abbiamo nessun dato disponibile, non abbiamo ancora dati su che cosa è successo con l'esposizione ai cellulari. E quindi non abbiamo ancora dati su quella che è la tecnologia che stiamo già utilizzando. E ancora, ci sono studi per quello che riguarda l'utilizzo, per esempio, della telefonia cellulare rispetto al fatto che, per esempio, era piuttosto tranquilla invece e non determinava nessun tipo di tumore cerebrale. In realtà questi studi sono stati sfatati perché rianalizzati e riesaminati si è visto che in realtà aumentavano abbastanza il rischio di tumore, in particolare con dosi cumulative e tempo di permanenza al cellulare. Ok. Quali sono invece gli studi oncologici che sono tuttora presenti per quello che riguarda la telefonia mobile? Per esempio, nel 2017 sono stati analizzati 24 studi, anche in questo caso sono meta-analisi, e anche in questo caso parliamo di tumori, con un utilizzo maggiore di 10 anni. In questo caso c'è un aumento del rischio del 32%. Rischio oncologico che riguarda l'esposizione ai campi elettromagnetici per quello che riguarda diversi tipi di tumore, del polmone, dei linfomi, del fegato, anche a basse e moderate esposizioni. Quindi questo ci fa riflettere il fatto che lavoreremo invece a delle esposizioni molto più elevate. Rischio oncologico per quello che riguarda i gliomi, che sono un tipo di tumore cerebrale particolarmente aggressivo. In questo caso noi abbiamo un aumento di 2 volte del rischio di tumori di glioma, e questo è stato uno studio abbastanza, diciamo, importante, che aveva fatto parlare perché era l'Interphone. Inizialmente anche questo studio tendeva a dire che non c'era una correlazione netta, ma poi in realtà, analizzando i dati, è emersa un'importante correlazione tra glioma e esposizione a telefonia mobile. Anche questo, questo è lo studio, è lo stesso di prima, e quest'altro invece, sempre tumori cerebrali, in meta-analisi su 22 studi, in caso controllo, incremento statisticamente significativo.
Per quello che riguarda invece dati che riguardano un po' più da vicino quella che dovrebbe essere la tecnologia del 5G, perché vedete che lavoriamo a gigahertz di 1,8, sono i due studi del National Toxicology Program e dell'Istituto Ramazzini, che è uno studio prettamente tutto italiano. Che differenza c'è tra questi due studi? Sono stati ovviamente sul modello animale. La differenza è che lo studio del National Toxicology Program in realtà ha analizzato una tipologia di topi, hanno ottenuto dei risultati, ma i topi ad un certo punto sono stati sacrificati. Il Ramazzini ha fatto uno studio che è durato 10 anni, cioè ha seguito questi topi nell'invecchiamento e quindi ha verificato l'incidenza di questi tumori nel lungo termine e entrambi sono arrivati a delle conclusioni. Quello del National Toxicology Program è arrivato alla conclusione che, per esempio, l'esposizione era strettamente associata al rischio di un tumore abbastanza raro del cuore dei ratti. Alcune evidenze c'erano sull'aumento del rischio dei tumori cerebrali del ratto e qualche evidenza dei tumori delle ghiandole adrenali, sempre nel ratto ovviamente. Questo è lo studio del Ramazzini. Il Ramazzini riconferma anche in questo caso un aumento del rischio per quello che riguarda questi tumori rari, e venivano utilizzate alte dosi, quindi siamo in condizioni molto simili a quelle che sarebbero la tecnologia del 5G. Preso questo studio del Ramazzini, c'è stato il Comitato Europeo, tenuto conto di questi dati, avendogli dato una certa rilevanza, una proposta di abbassare, quindi applicare dei fattori correttivi ed abbassare quelli che potessero essere i limiti. Però, come vi avevo già detto e qui lo ripeto, dall'altra parte esiste questa schizofrenia invece di voler ampliare quello che è il 5G. Vedete che comunque applicando il 5G non ci troveremo nelle condizioni, ci troveremo in condizioni superiori a quelle dello studio dei Ramazzini come intensità. La IARC, che è sempre quella che aveva definito come probabili cancerogeni le radiofrequenze, in seguito a tutti questi studi, cosa dice? È necessaria una rivalutazione della classificazione come probabile cancerogeno alla luce degli studi proprio sui gliomi e proprio sull'esposizione ai tumori. In Italia l'Istituto Superiore di Sanità rilascia invece un rapporto in cui ci tranquillizza, dice che la meta-analisi degli studi in realtà non ha testimoniato nessuna associazione tra telefonia e rischio tumori. Ops! Questo è invece uno degli studi più recenti che sono usciti e riguardano proprio la valutazione della genotossicità. Ora, quando parliamo di genotossicità vuol dire che un qualsiasi contaminante, in questo caso parliamo di radiofrequenza, è in grado di andare a modulare e a modificare il DNA. E la modifica del DNA, quindi genotossicità, vuol dire un agente procancerogeno. Quindi questo è uno dei lavori, degli ultimi lavori, che in qualche modo sfata quello che, in modo molto rassicurante invece l'Istituto Superiore di Sanità ci dice e ci rassicura. Altra cosa invece che è importante che voi sappiate è come sono stabiliti i livelli di sicurezza, che cosa viene calcolato quando parliamo di onde millimetriche. Le onde millimetriche saranno quelle che appunto riguarderanno la tecnologia del 5G. Vengono considerati gli effetti termici. C'è da dire che questi tipi di onde sono poco penetrabili, quindi hanno una penetrabilità, per esempio sulla cute, viene definito l'organo target da questi limiti di sicurezza, cioè quanto si riscalda la pelle. La penetrabilità è di 1 di 2 mm, ma questo in realtà è qualcosa di estremamente sottovalutato, perché oltre agli effetti locali che si possono avere, in realtà la pelle sotto ha tutta una serie di apparati e di sistemi per
cui l'effetto in queste onde diventa sistemico, utilizzando quello che in termine endocrinico si dice delle pathway, cioè delle vie che poi arrivano al sistema nervoso centrale e quindi alterano quella che è la normale fisiologia anche del sistema nervoso o della cellula nervosa. E quindi dalle cellule cutanee alle terminazioni nervose si arriva anche al microcircolo. Ecco perché poi noi abbiamo diversi studi che stanno venendo fuori sul discorso anche della genotossicità e degli effetti sistemici. Sulle nuove frequenze ci sono tutta una serie di studi anche delle alterazioni, per esempio, di espressione genica, quindi andiamo a parlare proprio di modifiche a livello genico. Ancora, questi sono degli studi sui fibroblasti, quindi adulti e fetali, anche qui abbiamo come frequenze 25 GHz, frequenze che vengono comunque ipotizzate per il 5G. E questi sono tutti i rischi sanitari non oncologici che sono stati stimati da vari studi. Vedete, ci sono le alterazioni riproduttive, alterazioni neurologiche, alterazioni metaboliche. Chiaramente ci fa paura il tumore, ma anche le alterazioni metaboliche non è che ci rassicurino, comunque un diabete, comunque alterazioni lipidiche, comunque alterazioni epatiche e pancreatiche. Diciamo che i rischi sanitari sono un po' a tutto tondo. Scivolo su questo. E su questa, diciamo, sorta di review che appunto è stata prodotta da Di Ciaula, si parla proprio e si riassumono quali sono tutti gli effetti che il 5G o l'esposizione al 5G può determinare. Perché vi dicevo che le attuali linee guida sono, in termini di sicurezza, sono obsolete? Proprio per questo discorso, perché i danni che vengono valutati sono quelli del riscaldamento termico, ma sappiamo benissimo che invece c'è un effetto che non è termico, che è tutto quello che vi ho fatto vedere fino adesso. Rispetto alla salute, dovete pensare che è fondamentale ed è importante anche quello che è l'impatto, diciamo, sull'ambiente. E per quello che riguarda, diciamo, altri aspetti del 5G, un lavoro che è uscito su Nature, per esempio, ipotizzava che sarà molto difficile prevedere gli eventi meteorologici. Ora ci troviamo in un momento in cui ci sono cambi climatici piuttosto importanti, vedete che osservate anche, siete di fronte anche a tutta una serie di piccole catastrofi, immaginatevi quello che è successo per esempio a Venezia o tante altre cose che sono successe. Anche questo ha una sua ripercussione sulla salute, cioè non poter prevedere, non poter allarmare su dei cambi importanti o su qualche cosa che sta succedendo di importante. L'aspetto degli alberi, perché la tecnologia 5G viene bloccata, per esempio, quindi un aspetto anche ambientale. Io dal punto di vista, diciamo, del mio lavoro mi piace ricordare che noi ambiente siamo molto, molto stretti. Quello che è la biodiversità ambientale è strettamente legata alla nostra salute. Ci sono studi che dimostrano che i bambini, per esempio, hanno dermatiti atopiche laddove abbiamo un ambiente poco biodiverso, dove abbiamo poco alberi, dove abbiamo molta industrializzazione. E questa tecnologia potrebbe cambiare anche questo, quindi riducendo la quantità degli alberi perché schermano, quindi vengono tagliati per far sì che questa tecnologia abbia il sopravvento. Concludo dicendovi che indicazioni ce ne sono diverse sul 5G. Chiaramente tutto ciò che possiamo dire adesso non possiamo dire che sicuramente è certo come studio epidemiologico. Abbiamo dei dati che sono dati su modello animale, che come avete visto è il modello che viene utilizzato anche per immettere i farmaci in commercio. Però esiste quello che è il principio di precauzione, perché abbiamo dei dati che fortemente ci fanno riflettere. Abbiamo dei dati già sul 4G che erano, per esempio, dei dati poco rassicuranti. E ho fatto questo parallelismo col fumo perché anche per il fumo, per far passare che il fumo fosse aumentasse il rischio di tumore al polmone, ci è voluto molto tempo prima di togliere il fumo, per esempio, dagli ambienti pubblici. Noi oggi possiamo decidere di non fumare, quindi in qualche modo ci sottraiamo. Il brutto è che con il 5G non potremo sottrarci, perché saremo tutti esposti in casa, nel parco, dentro il locale, proprio per come si svilupperà la tecnologia. Quindi
è molto importante che venga applicato quello che è il principio di precauzione e quello di responsabilità, ossia informare e impedire l'occultamento di informazioni su possibili rischi. Attualmente ci sono possibili rischi, attualmente cioè, ci sono diversi studi che ci indicano, diciamo, che il principio di precauzione qui sarebbe sacrosanto. E chiudo, Lorenzo Tomatis è stato il fondatore dell'ISDE ed è stato anche un ricercatore della IARC, che appunto è l'organizzazione di ricerca, l'associazione dell'Agenzia di Ricerca Internazionale del Cancro.